Uscirà nelle sale americane il 2 agosto e per me è una gioia. Poi il lavoro è iniziato proprio qui a New York 2 anni fa. Sono venuto qua, Roberto Saviano viveva qua, mi aveva proposto di fare la regia del suo romanzo e quindi il lavoro è iniziato qui e tornare qua 2 anni dopo portando il film è emozionante. Cosa vuol dire sponsorizzare o comunque presentare il nuovo film cinema italiano negli Stati Uniti? Bello perché comunque c'è un grande cinema in Italia e in Europa, secondo me nel presente, e spesso non arriva negli Stati Uniti. E avere qua l'occasione di presentarlo poi nelle sale americane è importante perché poi l'incontro col pubblico ci fa capire che c'è desiderio di guardare i nostri film. Il pubblico americano che è sempre più interessato al cinema italiano e soprattutto proprio alla lingua italiana, al dialetto napoletano. Ma il cinema americano, il grande cinema americano, ha amato sempre il cinema italiano. Un nome su tutti, Scorsese. Scorsese conosce il cinema italiano, la storia del cinema italiano, forse meglio degli italiani. E il suo cinema, il suo grande cinema, perché per me è uno degli autori più grandi che c'è, è influenzato dal nostro cinema italiano, dalla storia del cinema. Quindi è normale che ci si parli, che ci siano delle corrispondenze. Poche traduzioni rendono realmente il significato di un titolo, a maggior ragione del titolo di un film, mai quanto invece La paranza dei bambini con Piranhas. Allora sì, il titolo è intraducibile, perché La paranza dei bambini potrebbe essere tradotto come Gang of Child, ma non è giusto perché paranza è una barca, paranza è una frittura di pesci piccoli, paranza è una comitiva, cioè un gruppo di ragazzi, e paranza è un gruppo armato della camorra. Quindi è impossibile tradurlo. Poi è venuto naturale chiamarlo Piranhas, il romanzo Paranza dei bambini di Saviano è stato tradotto qua e anche in Francia come Piranhas, ed è normale che siamo usciti con il titolo del romanzo sia qua sia in Francia, cioè Piranhas. Un momento in cui ha avuto magari più difficoltà nel girare il film. Il film è girato nel centro storico di Napoli, che è un posto meraviglioso. A Napoli il centro storico è ancora popolare. A Roma non è più popolare, a Parigi non è più popolare, a Napoli è ancora popolare. Popolare significa un luogo in cui la gente vive, lavora, dove incontri buoni e incontri cattivi. Il cinema è qualcosa di ingombrante. Quando lavori in un luogo dove la gente vive e lavora, il cinema dà fastidio perché blocca le strade, perché impedisce alla gente di andare a lavorare. Quello che noi abbiamo cercato di fare è stato di coinvolgere il quartiere portando lavoro onesto, cioè coinvolgendo il mercato che vedete nel film, è un vero mercato. Gli abitanti del quartiere dalla produzione sono stati assunti come autisti, come servizio d'ordine, come figurazioni, e questo è stato un modo per essere ospiti e non invasori. Baby gang a Napoli, ma anche a New York, anche in America, no? Quindi è un tema che coinvolge un po' tutti, è un tema internazionale. Bravissima, non è un film su Napoli, è un film ambientato a Napoli, però è un film che fa una domanda. La domanda che fa è: cosa succede a degli adolescenti, ai sentimenti di questi adolescenti, come l'amore, che è il primo amore, come l'amicizia, che è fratellanza? Cosa succede a questi sentimenti quando si fa una scelta criminale? Una scelta criminale che all'inizio viene fatta in maniera incosciente, come un gioco, ma poi diventa irreversibile. E questo è qualcosa che riguarda tutto il mondo, tutte le periferie del mondo, per usare un termine di Saviano, non solo Napoli.